Benvenuti nel concorso Conoscere la borsa delle casse di risparmio. Potrete operare in borsa per 11 settimane come dei veri broker, senza rischi e con un capitale iniziale di 50.000 euro. Affinché sappiate di cosa si tratta, vi spieghiamo i termini più importanti. Oggi, lo stop order. I corsi azionari fluttuano continuamente. Per poter assicurarsi i propri profitti e proteggersi da perdite eccessive, gli investitori devono osservare il mercato con attenzione. Tuttavia, ciò non è sempre possibile, ad esempio quando si è in vacanza. In tal caso, gli stop order possono essere d'aiuto. Questi ordini reagiscono automaticamente a determinati movimenti di mercato. Se la quotazione supera o scende sotto il limite di stop da voi fissato, viene attivato questo ordine senza che voi dobbiate fare nulla. Facciamo un esempio. Avete 20 azioni nella Sneaker SPA. Queste hanno attualmente un valore di 100 euro ciascuna. Supponiamo che vogliate bloccare questa quotazione perché per un po' di tempo non avrete accesso a internet. Per proteggere da perdite il valore corrente, impostate prima uno stop loss order, ad esempio a 80 euro. Se il valore raggiunge il limite di stop loss o va al di sotto di esso, l'ordine viene trasformato in un market order e con il tick successivo viene liquidato automaticamente al meglio, ossia venduto. In tal modo non avrete ulteriori perdite se la quotazione continua a scendere. Potete impostare uno stop order anche per un acquisto di azioni pianificato. In tal caso si parla di stop buy order. Ciò può essere utile se volete sfruttare una tendenza di mercato positiva, ma al momento non potete operare attivamente di persona. Anche in tal caso, l'ordine viene trasformato in un market order se raggiunge il limite stop buy o se è stato superato, e con il tick successivo viene liquidato al meglio, ossia acquistato. Così potete approfittare di una quotazione bassa senza dover tenere costantemente d'occhio tutto. Come vedete, per la compravendita in borsa ci sono molti strumenti ausiliari che aiutano ad operare in sicurezza. Provateli di persona con il concorso di Conoscere la borsa delle casse di risparmio.